Allora, immaginiamo adesso quell'istogramma che abbiamo costruito prima. Di quell'istogramma abbiamo trovato, vi ricordate, diciamo, abbiamo disegnato in qualche modo la curva la PDF, la probability density function, l'abbiamo disegnata, no? E abbiamo detto che l'integrale di quella curva definito da 0 a un certo valore di x, ci dava la probabilità di non superamento. Perché, se vi ricordate, in questo grafico che avevamo disegnato prima, la probabilità era l'area sotto la curva, mentre l'ordinata era un'altra cosa, la densità di probabilità. Poi in ascista dobbiamo sempre. In ascissa abbiamo, diciamo, potrebbe essere H, però ho voluto mettere un X generico perché si applica, diciamo, in una distribuzione che si applica a qualsiasi, cioè anche agli eventi economici, ai terremoti, diciamo. Allora, quindi questa è, diciamo, una curva, e questi sono, li ricalco in rosso, sono dei punti sperimentali che noi abbiamo, cioè questi punti è l'accumulata di quelle aree. Quindi nel caso di quell'ordinata, di quel del grafico che abbiamo appena cancellato, quant'era il primo valore di ordinata? Era 0,0017. Quella era la frequenza. Invece, poi abbiamo fatto la colonna a destra, era la densità di probabilità. Queste invece sono le probabilità. Ok, allora quindi questo corrisponde a 0,017. Questo qui corrisponderebbe alla somma delle prime due probabilità, perché queste sono le probabilità accumulate, questi punti sperimentali. Quindi, se la prima frequenza relativa era 0,017, la seconda era 0,035. Ok, quindi questo sta per questa ordinata, e in quel grafico sarebbe stata 0,17 più 0, no, era 0,017 più 0,0035. Cioè la somma delle prime due frequenze relative. E questi erano, diciamo, dati osservati. Però i dati osservati non hanno un andamento, come dire, regolare, perché se noi proviamo a unirli con una. A unirli abbiamo una spezzata. Invece noi vogliamo una funzione. Bene, la funzione più utilizzata, almeno in Italia e in Europa, per questi casi, è la legge di Gödel, che come altri tipi riguarda, ricordiamoci sempre, la distribuzione dei massimi.
Cioè abbiamo n anni, per ogni anno prendiamo una durata di precipitazione e vediamo qual è, per esempio, l'ora più piovosa, una durata di un'ora, qual è l'ora più piovosa dell'anno. Quindi prendiamo il massimo annuo della pioggia di un'ora. Poi facciamo quelle lavorazioni che abbiamo detto e otteniamo una spezzata. Queste sono, diciamo, le frequenze osservate di non superamento. Quindi, per esempio, se questo qui, il terzo valore, qual era? Abbiamo 0, 10, 20. Allora, per esempio, diciamo, se questo sono 20 mm, questa ordinata, questa con la parentesi graffa, è la probabilità di non superamento, cioè la probabilità di trovare valori inferiori ai 20 mm. E questa volta è in ordinata, questa volta la probabilità è in ordinata ed è una probabilità cumulata, quindi in questo caso di non superamento, la probabilità di avere valori inferiori. Per esempio, per la classe 20, scusa un attimo, cambio, voglio sfruttare quest'area che ho disegnato qui. Metto un punto in più qui, in corrispondenza della x. E la x la chiamiamo x con i uguale, facciamo 3, 30. Ma di questo dobbiamo segnalare l'area? Oh, di questo io ho già disegnato, vedi, quest'area. Sempre la stessa area? Questa è quella che ho disegnato prima. Sì, no, della probabilità di non superamento. Dobbiamo segnare l'area aggiuntiva. No, cioè questa è l'area. È l'area che è sotto la curva da 0 a 30. Sì, questa è tratteggiata. Sì, sì, no, ho capito, però devo capire se si sovrappone solo l'area dell'integrale precedente. Non si aggiunge la parte che arriva sotto la curva. Sotto quale curva? Sotto il punto, per esempio, cumulativo. Questo? Sì. Non si aggiunge quella parte. Allora, se questa qui, questa area, è la probabilità di non superamento di 30. Ed è quest'area che è uguale cioè la probabilità di non superamento è rappresentata o da quest'area sotto questa curva campana, diciamo, oppure dall'integrale definito da 0 a 30. Quindi qual è l'integrale? È questa ordinata. È il concetto di integrale definito in matematica? Aspetta, vado avanti un attimo. Allora, qui abbiamo messo i nostri valori sperimentali, facciamo finta, quelli che avevamo trovato, 0,017, eccetera.
che se hanno un andamento, diciamo, disordinato. Allora, cosa fanno gli statistici e cosa ha fatto Bloomberg? Ha trovato che questo tipo di distribuzioni poteva essere bene approssimato da una curva di questo tipo. Ecco. Quindi questa è la sterzata sperimentale. Quella rossa, mentre quella bianca è la curva teorica, è la distribuzione cumulativa teorica che segue la legge di Bloomberg. E quindi adesso torniamo alla tua domanda. Allora, abbiamo detto dimentichiamoci di questa curva, abbiamo solo la curva delle PDF, delle densità di probabilità. Abbiamo detto che dato un punto x con y, per esempio, uguale 30, l'area sotto la curva a sinistra di x con y ti dà la frequenza probabile, diciamo la frequenza relativa probabile del valore x con y, cioè che vuol dire quello, non del valore x con y, dei valori inferiori a x con y. Ed è quest'area sotto la curva. Ma quest'area sotto la curva in matematica che cos'è? È l'integrale definito da 0 al punto x con y uguale 30. Semmai questa curva è la derivata, non semmai, questa curva in realtà è la derivata di questa. Però noi in questo caso il ragionamento lo facciamo a partire da questa curva e costruendo il suo integrale. Di solito non si fa il procedimento inverso, perché a noi quel che serve sapere quante volte viene o non viene superato questo valore. Cioè, per esempio, la pioggia 30, non ci interessa sapere quante volte ci sarà una pioggia più o meno intorno a 30. Non è questo che ci interessa sapere. Il valore a noi tecnici che ci interessa sapere. In 100 anni, faccio per dire, io stabilisco un tempo di 100 anni, più o meno che probabilità ha questo valore 30 di essere superato in 100 anni? Chiaro? Per questo a noi serve l'integrale, cioè ci servono o l'area a sinistra o l'area a destra. Diciamo, adesso però stiamo vedendo la probabilità di non superamento, che poi ci servirà per trovare quella di superamento. Però le funzioni ci danno la probabilità di non superamento. E tutte queste funzioni sono in realtà delle funzioni integrali. Allora, possiamo a questo punto scrivere la funzione di Bloomberg, probabilità di non superamento. Io scrivo, ce ne sono diverse di queste, non scrivo probabilità di non superamento secondo Bloomberg, perché ci sono anche altri autori che hanno fatto altre equazioni. La probabilità di non superamento secondo Bloomberg è alla meno z. Quindi questa dovrebbe essere funzione di x, ma la x noi non la vediamo, io non ho scritto una x nella formula. Quindi questa, ricordate, verrà almeno questa a memoria, la dovete sapere. Dove è sta per? È la base dei logaritmi naturali. Naturali meno, quindi è 2,72 circa, è un coefficiente. I logaritmi naturali, cioè, per esempio, i logaritmi in base
Allora, dovete riguardarvi, insomma, tu o chi ne ha bisogno, deve riguardarsi le definizioni base, le regole base dei logaritmi. Comunque, questa viene chiamata curva logaritmica e tra le regole dei logaritmi c'è il logaritmo di 1 è uguale a 0, logaritmo in base a di 1 è uguale a 0, logaritmo in base a di A è uguale a 1. Vabbè, guardatevi le regole base dei logaritmi. Cioè il logaritmo della base è uguale a 1, questo ci serve saperlo. Non solo, ci serve anche sapere che base a di x alla n è uguale a n logaritmo in base a di x. Cioè, come regola pratica, il logaritmo di una potenza è questo. Si prende l'esponente e si mette qua per logaritmo. Allora, questa è la legge di Humboldt, però qui non c'è la x esplicita, cioè questa z che non sappiamo cos'è. E andiamo a vedere adesso cos'è questa z. Allora, z si chiama variabile ridotta. Che cos'è una pi? Questa è una beta. Beta per x meno alfa. Quindi, diciamo, per scriverla in forma compatta, questa formula, non si scrive esplicitando tutta questa serie di parametri, nonché la variabile indipendente, viene raccolta in questa z che si chiama variabile ridotta. Allora, vediamo esplicitare beta. Allora, intanto possiamo vedere che beta è funzione di cosa? Di due costanti, diciamo di una costante, y su questo radice, su sigma. Quindi è funzione dello scatto quadratico medio. Vi ricordate sigma?
che è un indice di variabilità, ci dice di quanto, quanta disuguaglianza, quanta variabilità c'è tra i nostri dati. Sì, quello accanto sotto la radice è un 3. Sì. Allora, qui c'è, diciamo, poco da spiegare. Ci sarebbe, diciamo, da ricordare, ma in realtà no, io non vi chiederò all'esame queste cose. Io all'esame voglio sapere la formula di Gumbel, per, più che altro perché è semplice. È alla meno e alla meno z. Questi parametri, io voglio solo richiamare la vostra attenzione che dentro la variabile ridotta, vedete, entrano delle nostre, diciamo, vecchie conoscenze, cioè la media mi e la deviazione standard, lo scarto quadratico medio, sigma. Entrano queste cose perché sono quelle che determinano questa popolazione, che tipo di popolazione è. Cioè, la media ci dice quanto sono grandi tutto questo campione che abbiamo di valori di pioggia. Vi ricordate? H di un'ora avevamo 17, 21, 20, 33, eccetera. La media ci dice quanto è piovoso questo luogo all'incirca. Il sigma ci dice, ma da un anno all'altro varia molto? Oppure più o meno si mantiene sempre costante questa pioggia massima di un'ora? Cioè, diciamo, come dire, le nostre altezze, di noi che siamo ridotti a 4, oramai sempre calato. Le nostre altezze, abbiamo per esempio fra di noi, i due più alti se ne sono andati, i due più bassi sono rimasti. Quindi, diciamo, abbiamo un'altezza più o meno abbastanza simile. Mettiamo che fra di noi ci fossero stati un giocatore di pallacanestro e un poveretto, diciamo, uno affetto da nanismo, avremmo avuto una variabilità maggiore. Magari avendo la stessa media, mettiamo che la nostra media, la media di noi quattro, può essere, faccio per dire, 1,74 di altezza. Se aggiungiamo uno molto alto e uno molto basso, può anche darsi che la media rimanga 1,74, però la variabilità è aumentata. Quindi questi sono i due parametri. La media ci dice più o meno quant'è l'entità, in questo caso, tra virgolette, la piovosità. Questa piovosità, questa pioggia estrema, quant'è grande su questa zona. La variabilità invece ci dice, ok, adesso sappiamo quant'è più o meno la pioggia estrema media. E queste piogge estreme di anno in anno sono tutte quasi uguali oppure cambiano molto nel tram? Quindi questi due parametri rientrano nella variabile ridotta. C'era una cosa collegata a questo. Un'altra precisazione
Questo come potremmo scriverlo anche? E allora abbiamo detto alla meno E alla meno Z. Oppure E allora uno potrebbe avere il dubbio, perché poi le cose cambiano quando si devono fare il calcolo, come se mettessimo le parentesi come andrebbero messe, così o così? Allora la risposta è la numero uno, perché questa qui equivalrebbe a scrivere, allora, dato che questa che cos'è? La potenza di una potenza, no? E la potenza di una potenza, come, cioè a che cosa è uguale? Alla base elevata al prodotto degli esponenti. Quindi questa sarebbe E alla meno E per meno Z. Quindi alla E Z. Z. Allora, valeva la pena di scrivere questa forma qui quando Gumbel poteva scrivere questa, cioè proprio per dare fastidio a noi, no? Perché diciamo i matematici, gli statistici non sono tanto più fessi di noi, cioè quindi la forma corretta, questa non va bene. Questa qui invece va bene. Quindi questa è una potenza elevata a una potenza, cioè con esponente che ha per esponente una potenza. Va bene, allora l'esercitazione teoricamente adesso siamo in grado, direi, di cominciarla, però la possiamo cominciare lunedì se ci danno l'aula. Oppure potrei scappare via con le chiavi. E ci chiudiamo da dentro, perché so che se l'è presa la professoressa Schettini, la conoscete? Ah, sì. Allora rischiamo che arrivi lei con i suoi studenti. Lunedì, martedì e mercoledì. Quindi non dobbiamo fare l'errore di tenere la porta aperta. La teniamo chiusa e parliamo zitto. Tanto si sente con loro. Io faccio pomeriggio, sto facendo l'esame scelto con la cosa scherzina. Che esame? Modellazione dell'agricoltura organica, non so, degli edifici di agricoltura urbana, di converso urbano. Ah. Modellazione di edifici, hai detto. Modellazione urbana. Modellazione di edilizia urbana. Comunque, anche alla fine agricoltura urbana, abbiamo i sistemi, non i sistemi di qualche. Agricoltura nel senso stretto o anche verde? No, anche verde, per quello sto seguendo.